Sereni, tranquilli? Caricati? A salve. Beh, cioè, è una buona. Vorremmo dare inizio a questa conferenza stampa. Come potete notare, sicuramente la conferenza stampa poi focalizzerà la sua attenzione nel botta risposta che ci sarà tra il governo e i giornalisti qui presenti, ovviamente, che ringrazio, nelle domande che riterranno di voler fare. Però, come anche in altra occasione, noi abbiamo voluto fare un lavoro un po' più puntuale, un po' più ampio anche, se volete per certi aspetti anche di dettaglio, perché sul tema più complessivamente del petrolio tendiamo di continuare a rafforzare un ragionamento che nelle sedi istituzionali, Consiglio regionale, all'interno del governo regionale, con gli attori delle autonomie locali, quindi con i sindaci non solo di quel territorio della legge 40, con gli organi di stampa e con il governo nazionale, terrà ovviamente, occuperà in prima battuta tra le priorità l'agenda politico, istituzionale e amministrativa della nostra maggioranza, perché riteniamo che questa materia, questa risorsa possa, condotta nel modo giusto, condivisa nel suo utilizzo e quindi per scelte strategiche, possa rappresentare per la Basilicata, non da sola, una occasione da non perdere per lo sviluppo. Partirei dalla ultima notizia, avendo io fatto silenzio stampa in questi giorni e avendo rinviato la mia comunicazione, la mia, parlo di me, parlo ovviamente del governo regionale, qui c'è oltre all'assessore Berlinguer, ci sono i direttori generali, il portavoce, gli uffici, il capo di gabinetto, sono tutti coloro i quali hanno collaborato con me in queste settimane, non solo su questa materia ma sull'attività amministrativa e politica. Il silenzio stampa legato alla non ufficialità del decreto sblocca Italia. Ieri sera c'è stata la bollinatura da parte del MEF, ciò significa, e quindi l'indirizzo al capo al capo di Stato, a Napolitano, del decreto, per cui per la validazione, per la pubblicazione ufficiale. Soltanto in quel momento potevamo, avendo avuto notizie che la bollinatura sarebbe accaduta, sarebbe avvenuta ieri sera, noi abbiamo indetto la conferenza stampa. Le ultime notizie coincidono, tra l'ufficioso e l'ufficiale, per intenderci, anche con la impugnativa da parte del governo nazionale della legge che il Parlamento regionale aveva messo in campo sull'espungimento delle royalties dal patto di stabilità. Primo punto, io penso che abbiamo fatto bene a fare quella legge. L'abbiamo presentata, per quanto sostenuta sul piano anche, tecnico, amministrativo e giuridico, a nostro giudizio anche in maniera forte, abbiamo messo in campo una provocazione politica, l'abbiamo detto chiaramente in Consiglio regionale e l'ho detto io nell'atto di presentazione, che ha aperto definitivamente uno spazio di interlocuzione, di ragionamento col governo nazionale in occasione del decreto sblocca Italia. Perché il decreto sblocca Italia è stato la prima occasione o il primo contenitore all'interno del quale noi potevamo inserire e quindi fare anche una prima prova, attenzione, non di forza, ma di interlocuzione e quindi di capacità di riconoscere i diritti e a mio giudizio sacrosanti della Regione Basilicata o vantate della Regione Basilicata da parte del Governo nazionale. Per cui è vero che c'è l'impugnativa e capiremo il corso di questa impugnativa, ma è altrettanto vero che avendo aperto questo squarcio, noi
siamo riusciti, a mio giudizio, a nostro giudizio, ad ottenere un risultato che, se dovessimo paragonarlo ad una partita di calcio di quelle molto importanti, segna, diciamo così, un risultato al primo tempo di 1-0 per la Basilicata. La dico esattamente così perché la partita ha più tempi, non ha soltanto un tempo, se vogliamo esattamente esaminare la questione nel dettaglio. E un primo tempo porta un risultato sul patto, a nostro giudizio, positivo. Ovviamente non è esaustivo dell'argomento più complessivo, ma poi ci arriviamo. E però aver, insomma, recuperato su tale argomento tre aspetti significativi non sono, diciamo così, a mio giudizio, cosa di poco conto. E cioè, 50 milioni di euro, voglio vedere un attimo, anticipare esattamente questa slide, eccola qua. Esclusione dal patto, c'è una slide che adesso vedremo poi nel corso, dal patto di 50 milioni per 4 mesi del 2014, noi recuperiamo una finestra di 50 milioni di euro sul patto nel 2014, l'esclusione dal patto delle maggiori entrate per i prossimi 4 anni, il decreto inizialmente, come avete avuto modo di poter leggere nelle tante versioni che sono pure circolate, parlava delle quote incrementali 2015, 16 e 17. Nella interlocuzione col MEF noi spuntiamo la finestra sul 2014, l'aumento sulle quote incrementali, l'aumento al 2018, dimostrando come le future royalties, quelle dunque incrementali a valle delle ulteriori produzioni, sono sostanzialmente recuperabili per la Regione Basilicata a partire dal 2018. 17, per cui sarebbe stato, diciamo così, una sorta di articolato inutile, per intenderci, senza alcuna ricaduta. E poi inizialmente il decreto queste due cose non le conteneva, abbiamo provato a spiegare al MEF e a motivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme ai tanti che pure si sono, diciamo, animati con noi in questa dibattito, in questa interlocuzione, e abbiamo anche recuperato una terza cosa proprio su nostra richiesta, cioè una sorta di norma ponte, perché la nostra battaglia era quella di espungere dal patto le royalties, cioè quanto noi sostanzialmente introitiamo oggi dalle royalties, se sono i suoi famosi 156-160 milioni di euro. Ora, la norma, che ha un significato politico molto importante, rimanda alla legge di stabilità, quella del governo nazionale, la copertura lì dove, diciamo così, il governo e il Parlamento riterrà, così come nella interlocuzione pure c'è stata, di voler trovare, diciamo così, la copertura a quella quota proprio per destinare alla Basilicata l'espugna, non solo alla Basilicata ma a quelle regioni che sono nelle condizioni della Basilicata, l'espungimento delle royalties dal patto. Per cui sul patto di stabilità noi recuperiamo, considerando da dove siamo partiti, la prima formulazione del decreto, dove arriviamo oggi, tre aspetti che, voglio dire, io non amo, diciamo così, usare toni da enfasi, sono una persona che sta sempre con i piedi per terra ed è giusto che sia così, però recuperiamo a nostro giudizio due aspetti. Uno, la possibilità di far respirare alla Regione Basilicata in termini economici, perché noi avevamo anche attraverso una conferenza stampa e la proiezione di dati, di numeri, consegnato esattamente lo stato di preagonia, pur avendo risorse economiche spendibili, diciamo così, in cassa, ma non impediti nel poterlo fare proprio dalla ghigliottina del patto di stabilità. E dunque noi immettiamo ossigeno nella nostra economia. Seconda cosa, noi
apriamo o definitivamente, diciamo così, spalanchiamo il portone del dialogo istituzionale col governo, recuperando a noi il riconoscimento da parte del governo di una specificità alla Basilicata. Questo è un primo risultato, e attenzione, un primo risultato, ovviamente non bastevole rispetto, diciamo, alla partita che c'è in campo e che riguarda altri punti che affronteremo anche in questa occasione e che animeranno, attenzione, il dibattito, io mi auguro sempre molto costruttivo, cauto, senza fughe in avanti, senza sgambetti, perché diciamo i 400 metri, la staffetta a 400 metri si fa passandoci il testimone, e quindi con un grande gioco di squadra diventa complicato arrivare al traguardo, possibilmente primi, se non c'è un buon gioco di squadra. Per cui, recuperando questo approccio e questo tono, io penso che nelle prossime settimane avremo da che discutere, e innanzitutto e in prima battuta, da qui alla conversione, quindi all'azione, all'atto di conversione in legge dello stesso decreto. Ora, su questo primo punto io mi permetterei di fermarmi e poi magari ci torniamo e di andare avanti esattamente con le slide, le animi tu, le fai tu, benissimo, ma proprio velocemente, in modo tale da avere un quadro complessivo sul petrolio. La prima, da dove partiamo, tanto poi avete tutto un riassunto cartaceo. Le prime attività di ricerca in Val d'Agri a Tramutola, i primi del Novecento, dal 39 al 47, 47 pozzi realizzati. Poi nel 70 si scopre il pozzo Costa Molino, Molina, Caldarosa e Temparossa. Alla fine degli anni 80 inizia la negoziazione con le compagnie petrolifere e con il governo per ottenere misure di compensazione. Entriamo ancora più nel merito, perché sono passaggi importantissimi. 7 ottobre 98, protocollo d'intesa Regione-Stato, che prevedeva una quota di royalties pari al 30% del totale, impegnandosi a realizzare interventi infrastrutturali. Nel 98, 7 ottobre, 18 novembre, la Regione Basilicata e l'ENI sottoscrivono protocollo di intenti. L'accordo prevede una produzione fino a un massimo di 104.000 barili giorno. Oggi noi estraiamo 80.000 barili giorno. Settembre 2006, accordo quadro Temparossa con Total per l'estrazione di 50.000 barili al giorno. Aprile 2011, perché su questo c'è stata anche qualche interlocuzione negli ultimi giorni, diciamo così. Memorandum d'intesa Stato-Regione, che prevede quattro asset strategici, quattro assi prioritari: prevenzione, creazione di nuova occupazione, infrastrutture e energia. Nell'aprile 2011, 5 ottobre 2012, contratto di sito, quello che noi abbiamo conseguito come grande, diciamo, obiettivo e risultato nell'accordo sindacale con le parti datoriali, con ENI, unico nel mondo. 4 giugno 2014, rilanciamo, è una data importante perché faccio pure il compleanno, diciamo, rilanciamo l'intesa Stato-Regione, e ricorderete che venne il ministro Guidi qui ad aprire ulteriormente, diciamo così, a riprendere quella interlocuzione rispetto al tavolo che, per le note vicende, diciamo, politiche, si era purtroppo, non dico rallentato, io dico di più, purtroppo stoppato, ed era andato avanti solo per la buona volontà delle parti sindacali e datoriali, oggettivamente, che avevano nella fase di maggiore crisi della politica tenuto e animato quel tavolo. Lo abbiamo, come giusto nel nostro dovere, ripreso e abbiamo riattenzionato in quel giorno, 4 giugno, se andiamo oltre, esattamente questi argomenti, ve lo ricorderete: l'ambiente e la sicurezza, il patto di stabilità, il memorandum con gli investimenti, il bonus carburante e tutte le altre cose che voi vedete scritto.
Per finire, non in ultimo, ovviamente, un uso diverso, più proficuo e anche più concertato delle royalties da parte dei comuni e le energie alternative e la chimica verde che con l'assessore Liberali noi abbiamo sostanzialmente guadagnato in step di avanzamento con l'ENI, diciamo, con le consorelle Versalis ed altri, pronti sostanzialmente a mettere su, diciamo, anche questa fish in termini di ricaduta per la Basilicata. Che cosa noi avevamo chiesto al tavolo? La modifica dell'articolo 45 della legge 99-2009, cioè il bonus carburante, lo svincolo delle royalties dal patto di stabilità e la modifica del decreto attuativo articolo 16 ex DL liberalizzazione, il famoso memorandum. Quali sono i risultati ottenuti e quelli da ottenere? Sempre per essere proprio chiari e sinceri. Uno, i 50 milioni li abbiamo detti. Due, esclusione dal patto le maggiori entrate per i prossimi 4 anni. Con la legge di stabilità per il 2015 sarà definito il limite di esclusione del patto delle spese in conto capitale. Noi stimiamo, se ci danno per il 2014 per 4 mesi 50 milioni di euro, stimeremmo sicuramente una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Il titolo concessorio unico a firma del MISE dovrà essere rilasciato in intesa con la regione territorialmente interessata, però attenzione, su questo dedichiamo un aspetto un po' più specifico perché è un altro dei temi molto più molto importanti. Torniamo alla slide un attimo precedente, chiedo scusa. Stiamo alla modifica dell'articolo 45, o c'è una slide specifica per questo? No, articolo 45, legge 99, esattamente bonus carburante, bonus benzina. Che cos'è voi lo sapete perfettamente. Da dove partiamo per capire esattamente dove siamo arrivati, perché altrimenti non ci si intende. È un supporto per effettuare l'acquisto di carburanti. Nasce su una proposta dell'allora PDL, ricordo ci fu una grande battaglia, che disse noi dobbiamo mettere in condizione la Basilicata e i cittadini della Basilicata di avere il 50% in meno del costo della benzina alla pompa. Così nacque. Diventò sostanzialmente card benzina. La card benzina, i beneficiari, prevede nella legge maggiorenni patentati e residenti nella regione interessata dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, quindi anche Veneto e Liguria, nessuna distinzione di reddito. Praticamente nella legge si prevede che quel bonus fosse indirizzato ai residenti, nel decreto attuativo della stessa legge si prevede che quel bonus venisse destinato ai patentati senza alcuna distinzione. Ovviamente questa cosa lasciava scoperta due angoli, uno di equanimità, e cioè io sono patentato alla pari di chi non ha un reddito superiore ai 500 euro all'anno e quindi ero destinatario alla pari di quello del bonus carburante, se ho 5 figli alla pari di quello che ne ha magari altrettanto e non può neanche campare. Seconda questione, l'altro angolo, è che sostanzialmente c'è una fascia che non ha la patente e che comunque ha ci consegna un grave disagio sociale, perché oggettivamente la crisi, la morsa della crisi economica eccetera, getta una luce buia esattamente su una fascia, diciamo così, piuttosto consistente. La nostra azione è stata quella di dire sblocchiamo innanzitutto le risorse 2011-2012 perché rischiamo la perenzione, primo punto, e dunque non potevamo permetterci il lusso di perdere il 2011 e il 2012 sul bonus. Il ministro Guidi bene fa insieme al sottosegretario Vicari a sbloccare 2011-2012 e lo fa recependo al tavolo, non potendo fare altro in quel momento, le richieste di erogazione per fasce di reddito, per cui noi il primo risultato sul bonus carburante che otteniamo è una distinzione per fasce di reddito. Per intenderci, non potendo cambiare subito, altrimenti avremmo perso, diciamo così, quelle risorse,
anche coloro i quali, la legge, anche coloro i quali hanno un, diciamo, un reddito superiore ai 70.000 euro, per intenderci, prendono il bonus ma prendono 30 euro, per capirci. E quindi le fasce di reddito colgono una parte del nostro appello, del nostro, diciamo così, della nostra battaglia. L'altra battaglia che noi dobbiamo, a nostro giudizio, continuare tutti quanti insieme, perché non siamo riusciti a ottenerla, ed è una ferita, attenzione, non è una cosa che passa, diciamo, così inosservata, è una ferita perché ancora non coglie, diciamo così, tutto intero il risultato e l'obiettivo che noi ci eravamo posti. Quando parlo di noi, parlo e penso tanto alle sigle sindacali, quando alle parti datoriali che con noi hanno fatto quadrato, e quando parlo di noi non parlo soltanto del governo regionale, del consiglio regionale o della maggioranza, ma anche della delegazione parlamentare che ci ha sempre, diciamo così, accompagnato in questa visione. E l'obiettivo da recuperare è esattamente quello di dire: usiamo la famosa card e facciamola diventare una social card, che può essere per parte utilizzata anche per l'utilizzo, per, diciamo, il carburante, perché nessuno vuole snaturare l'origine, diciamo così, di questa iniziativa, ma soprattutto la indirizziamo alla emergenza sociale e all'inclusione sociale. Questa era la battaglia. È evidente che su questa battaglia diventa per noi importantissima. Noi ci auguriamo e siamo fiduciosi, perché le interlocuzioni avute a livello ministeriale ci consegnano questa fiducia, questo, diciamo, cauto ottimismo. È evidente, lo dico per com'è, che qualora non dovessimo noi riuscire a risolvere questo problema, la Regione Basilicata, per quelle che sono e saranno le nostre risorse, non potrà non farsene carico, perché noi abbiamo un pezzo di società che non ce la fa, che abbiamo bisogno di tenere insieme all'altro pezzo che ce la fa, altrimenti questa società si sgretola, si polverizza. Questo è il primo punto sul bonus. Il secondo punto, se vogliamo andare al secondo che dei tre che avevamo messo in discussione, era, se non erro, quello del patto di stabilità, l'abbiamo discusso, quello del memorandum, chiedo scusa. Sul memorandum, la previsione memorandum da incremento produzione barili da 85.000 a 180.000 barili, 170.000 a 180.000, gli accordi del 98 per intenderci. Questi accordi dovrebbero prevedere, dalle interlocuzioni che noi abbiamo avuto al MISE, e con il MISE abbiamo anche, diciamo, condiviso e concordato, 250 milioni / 300 milioni di euro per anno, per 20 anni. Attenzione, come arriviamo a questo? Da dove partiamo? Il memorandum, se vediamo in una slide precedente, è datato marzo? Aprile 2011. Insomma, a chi mi richiama sostanzialmente a, lo dico ovviamente senza vena polemica, alla visione prospettica della Regione Basilicata, io rispondo come ho risposto. Probabilmente qualche slide è stata saltata nella memoria, perché oggettivamente noi, da quando ci siamo insediati, e forse anche prima ero assessore e me ne sono occupato per conto del mio predecessore, e anche, diciamo, seguendo le indicazioni che bene faceva darmi il mio predecessore, perché era su questa linea, esattamente al Ministero, al MISE, perché potessimo noi, sulla scorta di quel memorandum redatto all'epoca, ottenere esattamente le risorse che ci spettano a nostro giudizio, che sono esattamente quelle rivenienti dall'IRES, e cioè dalle tasse che pagano le compagnie petrolifere allo Stato. Nelle previsioni per 20 anni le compagnie petrolifere dovrebbero pagare roba come 30 miliardi di euro. Abbiamo noi chiesto esattamente di avere una quota in percentuale di questi 30 miliardi di euro.
La proposta venne zanonato. Io ho avuto molte fortune nella vita, quello sicuramente, di essere per più volte consigliere regionale, non ho avuto il piacere di fare il parlamentare. Non so se mai lo avrò il piacere di fare il parlamentare, perché capisco che di questi tempi è complicato e già sai, diciamo così, scollinare la nottata e passare la nottata. Proviamo esattamente a stare giorno dopo giorno nelle vesti scomode, diciamo, di chi fa il presidente di una regione in grande difficoltà. E però ricordo a Zanonato, attenzione, che oggi non è più ministro, è parlamentare europeo, se non erro, ve lo manderò a dire, diciamo, che quando venne qui in una ormai famosa piazza, perché diventa famosa, perché è venuto Zanonato, non certo perché ci ho parlato io l'altra volta, a dire sostanzialmente che la proposta era, diciamo, molto diversa da quella che poi il secondo decreto interministeriale mise in campo, e cioè decreto 12 settembre 2013, Zanonato Saccomanni, prevedeva, a fronte di questo, 50 milioni di euro in più all'anno, non 250, per di più a fronte di nuove estrazioni, al di fuori delle produzioni già autorizzate da Eni e Total. Per cui, dice, non ti diamo, ti diamo 50 milioni all'anno per 10 anni e te li diamo esattamente sulle nuove concessioni e quindi sulle nuove produzioni. Qual è il passaggio che molto modestamente tutti insieme ovviamente siamo riusciti a fare, lo dico nella visione complessiva di una regione Basilicata che credo abbia questo in mare aperto qua, insomma, più timonieri, e noi siamo convinti che più timonieri tengono la barra dritta. Noi diciamo al Mise e anche al MEF, non possiamo stare a meno di 250 milioni di euro, e condividono, perché l'emendamento del MEF dice questo, del Mise, chiedo scusa, stiamo sui 20 anni e non su 10 anni, e stiamo anche sulle attuali produzioni e non solo sulle NewCo, sulle nuove compagnie ad hoc realizzate per nuove produzioni. Mi sembra che ovviamente questo approccio possa, diciamo, è sicuramente recuperato tutto intero da tutta la classe dirigente, e che può essere, a prescindere dal decreto sblocca Italia, tanto oggetto di decreto ad hoc, perché questo era lo stato di avanzamento al Mise nella discussione anche col MEF, tanto oggetto in sede di conversione del decreto sblocca Italia. Cioè noi non siamo obbligati a tenerlo necessariamente nel decreto sblocca Italia, noi ovviamente, perché è la nostra azione legittima che dobbiamo fare, tendiamo in sede di conversione di fare battaglia tutti quanti insieme per dire in quella sede mettiamocelo. Diversamente questo decreto, per lo stato di avanzamento, insomma, pronunciato che ha e che ci consegna, è una condivisione complessiva, io penso che possa andare avanti anche con, diciamo così, un altro decreto interministeriale, diciamo, sganciato dallo sblocca Italia. È evidente che su queste tre questioni e su quest'ultima questione noi, insomma, ci giochiamo una partita determinante. Guai a pensare che la partita determinante si potesse giocare soltanto sullo sblocco delle royalties. Lo sblocco delle royalties si metteva in condizione un malato, diciamo, in preagonia o in agonia di tornare, diciamo così, a respirare ossigeno e a irrorare le mucose. Nel momento in cui irrora nuovamente le mucose e trova lo spazio per poter respirare, tu hai anche la possibilità in parallelo di continuare a forzare la mano per portare a casa il famoso piano di sviluppo. Lo chiamo così perché non mi piace la parola memorandum. La voglio cambiare. Per cui stiamo al piano di sviluppo della regione, quello che porterà la regione verso. Su questo tema non solo abbiamo recuperato, anche sfrondandolo, quel piano di sviluppo, diciamo asciugandolo, tenendo in piedi quattro assi principali, abbiamo aggiunto ovviamente, per stati di avanzamento che abbiamo conseguito, chimica verde, perché siamo
insomma, a un passo, se so, insomma, proviamo esattamente ad accelerare anche su quel versante e proviamo a fare, così come a irrobustire, così come abbiamo anticipato in una finanziaria, una grande misura sull'efficientamento energetico in Basilicata, che sta tanto sui privati quanto sul pubblico, che oggi parte con 10 milioni di euro, perché per stare alla filosofia, per alcuni anche positiva, di Rifkin, per cui diciamo la ripresa e lo sviluppo passa attraverso sostanzialmente l'efficientamento energetico, noi riteniamo che una regione che abbatta quasi totalmente il gap di energia, oggettivamente è una regione vocata allo sviluppo, più di altre. Noi abbiamo questa possibilità, lo facciamo con risorse legate al POR, lo facciamo con risorse legate al petrolio. Io credo che su queste tre questioni sulle quali noi ci siamo attestati nel dialogo con il MISE, quindi col ministro Guidi, col sottosegretario Vicari, nei tavoli nazionali, con le parti che vi ho appena detto, tanto sindacali e parti datoriali, con i parlamentari, sono seguite più di qualche riunione, per cui voglio dire, diventa oggettivamente patrimonio condiviso di tutti, diciamo, il percorso di visione che noi abbiamo messo in campo. Abbiamo ottenuto e dobbiamo ancora forse perfezionare qualcosa in più in sede di conversione, un risultato sulle royalties. Da quando partono le royalties? Dal 2096 in Basilicata. Dal 96-97 in Basilicata. Penso che abbiamo fatto bene. Un giorno ci ripiegheremo per comprendere bene nel dettaglio tecnicamente come siamo giunti al 2014-2015 in una situazione per cui, parlo del patto di stabilità, per patto di stabilità abbiamo avuto una forbice sempre più stretta, parte legata ad una, come voglio dire, a una sorta di costrizione, come voglio dire, di restringimento dei cordoni della borsa sul patto da parte tanto dell'Europa e del governo nazionale, e io credo ed è quello sostanzialmente, non avremmo potuto fare altro se non anticipare una battaglia sul tema delle royalties, questo lo possiamo dire, lo abbiamo fatto oggi consapevolmente, eppure del patto di stabilità ne abbiamo parlato in lungo e largo decine di volte in consiglio regionale e anche fuori, ne abbiamo ulteriormente parlato perché siamo arrivati ad un punto in cui stavamo esplodendo, abbiamo fatto una legge che è stata una provocazione, oggi che portiamo a casa da zero, portiamo a casa due. Chiudiamo un primo tempo? Abbiamo un primo tempo di una partita che non è magari per forza di due tempi? Bene, il primo tempo c'è questa firma del decreto, il secondo tempo c'è la conversione di legge, il terzo tempo è la legge di stabilità, perché c'è un punto che richiama la legge di stabilità, e c'è un quarto tempo che è il decreto interministeriale, che è quello del memorandum. Noi dobbiamo stare, non a caso abbiamo voluto usare questa formula di conferenza stampa, voi faccio appello alla vostra tolleranza, ne avete avuto tante anche in questi giorni quando io non ho risposto più delle volte, lo dico a chi mi ha telefonato, chiedo scusa, però diventa complicato a volte anche diciamo rispondere per non dire, oppure anche forse mai, non lo so, forse a volte anche i tanti impegni non mi hanno consentito di farlo in maniera sempre tempestiva e vi chiedo scusa. Però abbiamo voluto e abbiamo pensato di lavorare in questa maniera perché potesse rimanere a voi e non solo a voi, ai cittadini, impresso questo schema. La conversione in legge dovrà prevedere ulteriori accorgimenti perché in sede di conversione alcune nostre azioni, quelle che vorremmo condividere e che abbiamo peraltro condivise, insomma, con i parlamentari lucani, con il governo nazionale e con gli interpreti dei ministeri interessati, in particolare il MISE, il MEF, ma anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a partire da Graziano Del Rio e da Luca Lotti, che hanno avuto un ruolo in questo tempo, insieme alla Guidi e alla Vicari, molto importante, oggettivamente. Io penso
che possiamo continuare la nostra battaglia e ottenere per la Basilicata un risultato in più, per cui nessuna primazia da parte del Presidente o del Governatore. Anzi, condivisione totale, battaglia comune. Io ho preferito il silenzio anziché scrivere cose che o rispondere o cadere in provocazioni, insomma, che probabilmente alcuni avrebbero potuto anche risparmiarsi. La dico proprio così, senza vena polemica. C'è il decreto interministeriale, che è quello sul famoso memorandum. Ovviamente, non so se vogliamo andare, che abbiamo terminato, vero? Poi... Allora, no, ci sono alcune altre slide che voi avete. C'è la parte autorizzazione, c'è. Ora, nella parte autorizzazioni noi abbiamo avuto modo di scrivere ufficialmente al Governo nazionale, proponendo e non solo al Governo nazionale ovviamente, proponendo l'abrogazione di quell'articolo, perché riteniamo che il protagonismo delle regioni, ovviamente costruttivo, non demolitivo, possa e debba essere salvaguardato. Abbiamo chiesto in subordine, abbiamo proposto in subordine alcune correzioni di quell'articolo. Continueremo a porre questo tema insieme ai parlamentari in sede di conversione, forti di una consapevolezza. Che se è vero che il petrolio non è una risorsa regionalizzabile, perché sarebbe, diciamo così, sbagliato e politicamente e istituzionalmente mio per pensare che la risorsa energetica, con i tempi di guerra e di crisi che scontiamo tra l'Ucraina e la Russia, possiamo sostanzialmente pensare che sia appannaggio soltanto della regione Basilicata e del governo regionale, se no stiamo fuori dal mondo. Noi riteniamo che quella sia una risorsa per il paese e del paese, non c'è dubbio, ma che le regioni possano avere garanzie sull'utilizzo e sullo sfruttamento del proprio territorio e partecipino e condividino non solo le scelte, ma partecipino anche ai processi autorizzatori per tutelare il territorio, e quindi facciano fronte comune col governo perché vi sia alta sorveglianza sulla salute e sulla tutela dell'ambiente, e poi quelle risorse o l'utilizzo possa diventare, come voglio dire, occasione di sviluppo occupazionale e imprenditoriale per la nostra regione attraverso le grandi infrastrutturazioni, l'impresa, eccetera eccetera. Io penso che sia altrettanto nostra consapevolezza il fatto che vi sia già oggi nella formulazione prevista l'intesa prima del rilascio delle autorizzazioni uniche, per capirci, in capo al Ministero con la Regione Basilicata, comprenderete che è una garanzia, ma non, diciamo così, per noi proveremo a farla diventare non sufficiente, la dico così, perché nel ragionamento, oltre a quella garanzia, per cui se non c'è un'intesa con la Regione è difficile che tu possa rilasciare un'autorizzazione, e questo già oggi nell'articolato è previsto, dall'altro lato tu hai anche la possibilità e il dovere di sottolineare al Presidente Renzi che questa regione, e con questa regione un ragionamento più ampio sullo sviluppo, sull'utilizzo del territorio, sulle tutele che questa regione deve avere per i cittadini, oggettivamente va fatto. Questo è il ragionamento più complessivo che noi abbiamo fatto anche sul tema delle autorizzazioni. Dato che sono tutti atti ufficiali, perché noi abbiamo mandato tutto per ufficialità a ministeri, MEF, Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, continueremo in questa battaglia e lo faremo esattamente con l'arma della comunicazione, della responsabilità istituzionale. Nessuno pensa di affidare alla pancia, allo stomaco, alla piazza, diciamo così, una discussione che innanzitutto è politico-istituzionale. Io incontrerò a partire da lunedì, perché
il mio partito stesso ha indetto con il suo segretario regionale una riunione con i parlamentari del PD sull'argomento e con i consiglieri regionali. Ma io avverto come ha fatto nel passato il dovere e la responsabilità di chiamare tutti i parlamentari intorno a questo tavolo per discutere di questa vicenda, per evitare che ognuno s'alzi e possa dire la sua magari in maniera non coordinata, soltanto per mettere o per segnare una bandierina o mettere una bandierina più politica che non serve assolutamente a nulla, vorrei dire al senatore Latronico, proprio a nulla, serve esattamente, diciamo, forse a non condividere, insomma, un percorso che invece va condiviso con tutti, nessuno escluso. La battaglia è della Basilicata, è per la Basilicata, è per la nostra regione, non per un governo che ha un colore o per un altro che ne ha un altro, perché nessuno di noi si mette a far dietrologie, nessuno di noi si mette a dire, però è evidente che quando sei chiamato e tirato per la giacca ti viene in mente di dire ripercorriamo le date che ci sono. E quando ripercorre le date e ti accorgi che insomma, qualche un altro prima, probabilmente qualche altro governo prima, poteva fare molto e di più e anche più celermente, tanto sul memorandum quanto sul patto, e qualche governo nazionale non l'ha fatto, ti sorge il dubbio, ma forse abbiamo sbagliato a farlo? Dovevamo continuare a star fermi e a stare in silenzio? Dovevamo continuare a far finta di niente, tanto non pagavamo i debiti? Non pagavamo i debiti. Qualche imprenditore si suicidava e si suicidava. Non dovevamo disturbare qualcheduno? Io mi sembra che con la correttezza istituzionale, ma anche, diciamo, col piglio giusto, non da solo, ma in tanti, abbiamo posto il tema come era giusto porlo. Continuiamo a farlo nell'incontro con i parlamentari di lunedì, ma con gli altri parlamentari tutti nei prossimi giorni, con il Consiglio regionale tutto, con i sindaci della legge 40 e con la comunità lucana, perché è giusto che siano così anche nell'utilizzo virtuoso delle royalties che vanno all'indirizzo di quei comuni, perché io avverto che c'è una responsabilità da parte anche di quei comuni, di quei sindaci, esattamente di un approccio, se volete, un po' diverso dal passato, non segmentato ma un po' più complessivo, di macro area, che respiri esattamente le traiettorie strategiche della regione Basilicata in termini di inclusione sociale, di efficientamento energetico, cioè un utilizzo di quelle risorse più virtuose per quel territorio e per la regione Basilicata. Se voi vedete esattamente nel 2013 i comuni della Val d'Agri hanno incassato poco più di 30 milioni di euro, anche queste sono nel patto di stabilità, non è che non lo sono, anche questi non sono utilizzabili, eppure noi chiederemo di farli utilizzare, non ci riusciremo, ma è un delitto chiederlo, chiedo a voi, è un delitto chiederlo, io penso che l'abbiamo, oltre ad averlo già chiesto, io penso che abbiamo bisogno di mettere su una task force tecnico-economica, per intenderci, qualcheduno che insieme ai comuni di quell'area inizia a elaborare progetti, voglio dire, un po' più di respiro globale, un po' più di comunità, perché si possa avere esattamente un ritorno virtuoso. Oggi nel centro Oli lavorano 2.888 cittadini, di questi 2.888 cittadini oltre il 60% è lucano, e di questo 60% oltre l'80% è della Val d'Agri. Eppure se noi andiamo su quel territorio, la percezione che abbiamo, il ritorno che abbiamo non è di gradimento e né di percezione né della occupazione, diciamo in termini occupazionali né in termini di sviluppo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, e se qualcosa non ha funzionato io non penso sia un delitto, diciamo così, o urto la suscettibilità di qualcheduno se dico cari sindaci ci vogliamo mettere tutti insieme e rispetto alle traiettorie strategiche anche della regione Basilicata e dell'Europa teniamo insieme queste risorse, il nostro plurifondo con questo ulteriore fondo, e cerchiamo di creare le condizioni per programmare insieme uno sviluppo reale e anche percepibile dai territori, dei cittadini. Io penso che sia una cosa positiva. Allora vogliamo aprire a tutto tondo? Io penso di sì. E allora noi vogliamo impegnarci, Michele, possiamo eventualmente andare avanti, noi possiamo impegnarci a fare esattamente queste cose. Abbiamo fatto in quest'ultima settimana, l'assessore
liberare qui è stato pubblicato il bando rivolto alle aziende per realizzare percorsi di formazione legati alle professionalità richieste al settore petrolifero. Così la finiamo con questa storia che i saldatori devono venire dalla Sicilia o dalla Romania. La finiamo e abbiamo costretto le compagnie petrolifere a venire al tavolo e così anche le parti datoriali con le parti sindacali abbiamo impegnato tutti a fare esattamente questi corsi professionalizzanti, perché noi li formiamo in Basilicata le persone e lo abbiamo fatto partire. Io penso esattamente che l'approccio giusto, e torno a ripeterlo, attenzione, io e noi parliamo col governo nazionale, per cui l'approccio, lo dico alla stampa, è istituzionale, e parliamo col governo ovviamente a partire dai parlamentari lucani che sono preziosissimi. Anche nella battaglia, lo voglio dire, io mi sono sentito spesso con Speranza, Margiotta, Antezza, lo dico perché è stato così in queste settimane scorse, con lo stesso senatore Viceconti, perché oggettivamente la battaglia non è di uno o di una parte, la battaglia è di tutti, al di là del colore. E chi più ha deve mettere in questa battaglia, perché oggettivamente di mezzo ci va non il futuro di Pittella, ma ci va il futuro della Basilicata. Per cui basta con sgambetti, con malintesi e con, diciamo, magari qualche intervento a gamba tesa o qualche intervento non proprio composto. Io preferisco esattamente questo approccio. E questo atteggiamento, chiudo ovviamente, io lo voglio avere di compostezza, di garbo e di riguardo anche e soprattutto nei vostri confronti, che svolgete una funzione importante. Voi in totale autonomia potrete dire quello che pensate su questa vicenda e lo farete, perché insomma, conosco anche, diciamo, il piglio di ognuno di voi, anche decisionista nello scrivere. Mi farebbe piacere che, come sempre o come spesso, faceste, diciamo così, per la Basilicata fronte comune, non nello scrivere bene, ma nel riportare esattamente, così come noi stiamo tentando di fare, le cose che sono accadute in Basilicata e che potrebbero accadere. Non chiedo il tifo da stadio, perché voi siete soggetti, diciamo, che non partecipano in questo momento alla partita, ma indirettamente lo stesso atto di responsabilità che chiedo a me stesso e che impongo a me stesso, molto sommessamente lo chiederei anche alla stampa. Ultima questione che incide e non poco sulla comunicazione e sulle cose sostanzialmente che ci siamo detti. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto da parte dei governi nazionali tagli pari a 100 milioni di euro quasi. Noi abbiamo di trasferimenti e abbiamo una tabella, questa è numero 86 milioni di euro, ma 8,94, ma sostanzialmente con una serie di voci, tutte importanti. Dall'incentivo alle imprese, alla protezione civile, al demanio idrico, all'energia, eccetera. Mancati trasferimenti. A questi mancati trasferimenti noi abbiamo sopperito negli anni fin qui con le risorse delle royalties. Noi ci siamo predisposti, perché dico questo? Perché ci siamo predisposti, avendo già fatto un'operazione importante di spending review, ci siamo predisposti a farne un'ulteriore azione importante, tutta quella possibile, per comprimere il più possibile la spesa che noi riteniamo meno importante, diciamola così, perché vorremmo nel nostro tentativo utilizzare le royalties del petrolio, non sto parlando del memorandum famoso, ma delle royalties del petrolio, anch'esse per quota, per parte
esattamente per l'emergenza sociale innanzitutto e per quel famoso reddito minimo di inserimento che oggi non ci fa dormire sonni tranquilli. E allora l'utilizzo di parte dell'FSE, di parte di risorse di bilancio, di parte di royalties, può mettere in condizioni la Regione Basilicata di dare una risposta nella fase di emergenza tanto sottolineata e condivisa da noi da parte dei sindacati. Questo lo dico esattamente perché vogliamo continuare a far diventare questa nostra Regione più virtuosa, tentando esattamente di dire di non spacchettare risorse e di non, diciamo così, e di ridurre al massimo, diciamo così, la spesa meno produttiva di risorse che dovrebbero essere utilizzate per lo sviluppo o per emergenze sociali. Mi fermo qui in attesa. Allora, innanzitutto vorrei dirvi che nelle slide che vi abbiamo distribuito ci sono due errori. Ma vi manderemo l'edizione definitiva per posta elettronica. Gli errori si riferiscono sia a come si spendono i 50 milioni sbloccati, l'abbiamo detto prima, e poi c'è un altro errore nel memorandum dove si parla dei risultati del decreto Zanonato. Noi abbiamo scritto 1 miliardo in 20 anni, in realtà è per 10 anni, ma sono errori così. C'è l'edizione nuova. Chi fa le domande? Walter De Stradis. Ecco qua. Presidente, io vorrei un attimo chiarezza su un punto che abbiamo sfiorato ma che non abbiamo approfondito. È un argomento che ha tenuto molto in tensione e di cui si è parlato moltissimo sui giornali. Alla slide nuovo corso risultati raggiunti, la voce risultati da modifica decreto sblocca Italia. Il titolo concessorio unico a firma del MISE dovrà essere rilasciato d'intesa con la regione territorialmente interessata. Aveva detto che ci sarebbe tornato sopra, vorrei qualche chiarimento su questo punto. Grazie. Su questo punto non abbiamo forse adesso la possibilità di leggerlo tutto intero, ma la formulazione del decreto, la prima formulazione, sostanzialmente prevedeva e prevede che tutte le autorizzazioni, anche quelle in corso, vengano sostanzialmente avocate presso il Ministero competente per giungere ad una autorizzazione unica per intenderci. Noi abbiamo, ovviamente ci siamo opposti a questa formulazione e abbiamo proposto per le nostre forze, voglio dire, un emendamento abrogativo di questo articolo e in subordine, se ce l'abbiamo, lo possiamo anche dire in che cosa o dare in copia per dire in che cosa si sostanzia. Il nostro emendamento. L'emendamento abbiamo proposto, poi magari tecnicamente se si vuole lo si può spiegare, sicuramente per dire che la prima è soppresso l'articolo, il secondo ipotesi subordinata è molto complicato. Una delle cose per esempio è che l'intesa nel rilascio delle autorizzazioni, oltre che sulla terraferma e per la terraferma, valga anche per il mare. Anche se stiamo parlando di acque territoriali, che diciamo non sono quelle sotto costa per capirci, ma sono a 12 chilometri dalla costa e sostanzialmente è lo spazio di competenza diciamo nazionale e internazionale per intenderci. Ora, come recita nel dettaglio questo emendamento, se vuole noi glielo possiamo anche fornire in modo da, sono atti per cui è giusto che sia così, voi lo esaminate e ne fate anche confronto. È evidente che non ci basta, l'ho già detto, ma l'intesa nel rilascio dell'autorizzazione è importante, perché se non c'è l'intesa con la regione e c'è sentita la regione, signori,
Non c'è storia, non c'è, fa differenza. Cioè, sentito de stradis, d'intesa con de stradis, mi sembra che ci sia una sostanziale differenza. E se l'intesa non c'è? L'intesa nella formulazione c'è, se non c'è. No, e non c'è. E non c'è. C'è una procedura, c'è una. È legislazione concorrente. C'è è una modifica. E che per noi è fondamentale. Ma voglio dire, poi è chiaro, no, nemmeno si può pensare. No, so, è stata più volte tutelata dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro, questa procedura e questo articolo, come sapete, sta animando anche altre regioni, la Puglia vicina, eccetera. E diciamo, presenta più di qualche, diciamo, asprofilo di incostituzionalità. Ora, noi stiamo lavorando anche sotto questo aspetto per capire innanzitutto la strada istituzionale che dove ci conduce e che ci consegna di ritorno. Secondo, una volta avuto la conversione in legge, se non dovesse soddisfarci, la dico così, perché tutti insieme non riteniamo che non soddisfi e non tuteli le nostre, eccetera, eccetera, è evidente che lo studio fatto già oggi servirà anche per domani in sede anche di conferenza dei presidenti delle regioni, perché è un tema che non riguarda e non riguarderà soltanto la Basilicata, già inizia a riguardare la Puglia, poi riguarda la Sicilia, poi riguarda l'Emilia, riguarda l'Abruzzo, riguarda la Basilicata, poi noi in maniera un po' più pronunciata perché abbiamo il giacimento più grande d'Europa, ma è un'altra cosa. E allora, se dovessimo un giorno ravvisare il dopo approvazione e conversione l'esigenza di adire anche la via della incostituzionalità, non è che noi risparmieremo anche quello. Questo per capirci, insomma. Soave. Non so se ho capito bene, però siccome la materia è complessa ed anche interessante, bene, mi serve qualche chiarimento. Dunque, sul memorandum, leggo 85.000 barili oggi, dobbiamo arrivare a 180.000, ho capito bene. Oh, è compresa anche la quota totale, i famosi 50.000. Sì, sì, sì. Quindi praticamente... Come si compone, vuole sapere? No, va bene, è chiaro questo. Quindi vuol dire che questo è il massimo di estrazione possibile. Per noi è... Quindi vuol dire che questo non ne sono previste altre. Questo è quello che, diciamo... Cioè la regione ritiene che ciò che ha dato è già sufficiente. Cioè non ne sono previste altre, no, allo oltre i 180.000. Allo stato attuale, sì, sono molto chiaro. L'ho sempre detto anche nel passato. Noi siamo esattamente per quello che abbiamo, diciamo... Non autorizzato ancora, ma concordato, parte autorizzato, parte oggetto di intesa. Non siamo per altro utilizzo di territorio. Dato che abbiamo chiaro, e non siamo per l'utilizzo del mare, punto, per l'offshore. Dopo, noi avremo bisogno di capire da Renzi, in un'interlocuzione con i parlamentari, con il governo, oggettivamente, perché mica sappiamo qual è il suo intendimento. Sono d'accordo se con non lui. È la cosa più preoccupante. Quello che ha, no, non ce l'ha mica esplicitato in termini di barili, abbiate pazienza, siamo sinceri. Ma io dico un'interlocuzione con il governo nazionale, cosa già chiesta anche nelle scorse ore, e in particolare con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Io penso che la Regione Basilicata deve averla, io penso anche che le spetta, perché deve capire nel merito poi innanzitutto l'idea di utilizzo di questo nostro territorio e quindi come tuteliamo il nostro territorio, dove noi possiamo, diciamo, arrivare secondo la nostra idea, è quella che ho appena detto, cerchiamo di capire esattamente anche nel confronto l'idea del governo nazionale e poi se d'intesa col governo nazionale come procediamo anche per le ricadute. Presidente, mi perdoni, ma se questo è vero e non ho motivo per dubitarne, il memorandum è già carta straccia, cioè non serve. Cioè noi abbiamo detto che non vogliamo dare più del 20% del nostro territorio, l'abbiamo messo per iscritto, salvo poi dire vediamo che cosa vuole Renzi.
Ma l'intesa in queste condizioni è proprio impossibile, di qui la domanda di prima. No, se noi diciamo abbiamo già dato più del 20%, non possiamo dare... Non è così, perché Renzi dice l'Italia acquista energia, ha un gap di energia, di produzione di energia, particolarmente importante, tanto che negli anni da Berlusconi ad andare avanti abbiamo comprato una volta in Russia, in Ucraina, in Libia, eccetera, eccetera. Noi questo, avendo la risorsa, allora dice il governo nazionale, noi la risorsa dobbiamo utilizzare. La dice con questo slogan, per capirci. Io aggiungo, vero, tu la vuoi governo nazionale utilizzare e comprendiamo che quella risorsa non è, diciamo, nostra, territoriale, ma devi nell'utilizzo fare i conti con il territorio. I conti in positivo, perché il nostro atteggiamento è costruttivo, tanto costruttivo che abbiamo già dato prova di apertura culturale, mentale, come voglio dire, istituzionale. E la prova è l'accordo che porta a 170, 180, quello che è. Per cui se dobbiamo andare oltre, noi stiamo spiegando, perché qualcuno pensa di poter andare oltre, che il nostro territorio non ce la fa ad andare oltre, non regge ad andare oltre. Però non è che abbiamo una richiesta da parte di Renzi di andare oltre in questo momento, per cui ci ha detto 300.000 barili giorno. Scusa, si capisce semplicemente che lo vuole tutto, 300.000 o 400.000, questo mi pare chiaro. Vabbè, no, non è proprio cioè, così. La domanda è, Presidente, se vale il memorandum come dire linea Maginot. Il memorandum è soltanto per essere aggirato in base a nuove richieste. Il memorandum Soave è il piano di sviluppo che rispetto all'utilizzo del nostro petrolio, del petrolio lucano, per 180.000 complessivi barili giorno. Abbiamo chiesto al governo nazionale. Questo è il piano di sviluppo, il famoso memorandum. Chiamiamolo piano di sviluppo, poi troveremo un altro nome. Noi andiamo a discutere esattamente di questo. No, non lo so se vuole di più. Qualche altro collega? Edmondo, però diamo la possibilità pure agli altri colleghi che hanno fretta. Chi è che deve fare le domande? Santoro, quotidiano. Presidente, lei parlando insomma in maniera anche con degli esempi sportivi ha parlato che la partita al primo tempo si è chiusa con 1-0. Le chiedo se si poteva ottenere di più, cioè se si poteva vincere 2-0 e se magari c'è stato qualche Balotelli di turno nella sua squadra che non ha fatto gol o che poteva fare gol e che magari ha remato contro. Diciamo che ci sono stati due pali presi, diciamo, un fuorigioco e non era fuorigioco, e un gol segnato a porta vuota, ma la distrazione ha determinato il non segnare il gol. Cinzia Grenci della RAI. Si era parlato all'inizio di un vincolo delle risorse che sarebbero state sbloccate dal patto di stabilità, diciamo, la condizione per poterle spendere è che fossero legate ad investimenti produttivi. Però a giudicare dalla slide su come saranno spesi questi primi 50 milioni relativi credo al 2014, non è così, perché ci sono le spese per la forestazione e le vie blu, le spese per, diciamo, per il COPES, per il programma di... Sono quindi cose diverse. È stato eliminato questo vincolo, voglio dire, no? Spieghiamo bene tecnicamente, perché è un aspetto tecnico e meno politico. Inteso che la forestazione sono spese di investimento, quelle della forestazione.
In ogni caso, anche se utilizziamo la finestra aperta dallo Sblocca Italia per pagare spese di investimento, si liberano risorse sulle quote di patto che già avevamo e possiamo utilizzare le quote di patto che si liberano per poter pagare anche spesa corrente. È una tecnicalità, ma la sostanza è quella. Utilizziamo la finestra aperta dallo Sblocca Italia per coprire spese di investimento e le quote corrispondenti di denaro che già avevamo sul patto di stabilità ci consentono di pagare spesa corrente, quindi anche gli stipendi. Però, chi deve fare? Altri colleghi? Antonella, inciso. Presidente, nel decreto firmato oggi dal Presidente della Repubblica si spiega chiaramente che le autorizzazioni saranno date d'intesa con le regioni per quanto riguarda le estrazioni sulla terraferma. Il mare è fuori, lei ha annunciato insomma che è contrario. Quindi questo significa che voi presenterete un ricorso esattamente come ha già fatto la Regione Puglia per evitare l'estrazione di petrolio nel Mar Ionio? Sì o no? Se non viene, se nella conversione in legge non viene modificato, sì. Altro tema, i 50 milioni di euro, anche lì è necessaria una questione, diciamo un meccanismo tecnico, perché voi per problemi di bilancio non li potrete spendere tutti i 50 al momento, ne potete spendere solo una parte. State già lavorando a trovare queste escamotage per utilizzarli e al momento quanti ne sono spendibili precisamente? Sì, al momento sono circa 27 milioni di euro che immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale possiamo attivare. Nelle interlocuzioni avute sia sul piano politico che tecnico ieri sera con la Ragioneria Generale dello Stato stiamo pensando ad un micro emendamento che, consentendoci di far fronte alle spese sostenute non dopo la pubblicazione del decreto ma a partire all'incirca dal 31 di luglio del 2014, quindi con un'anticipazione temporale soltanto di un paio di mesi, dovrebbe consentirci di arrivare al tetto già potenzialmente previsto nello Sblocca Italia di 50 milioni di euro. Riusciti anche tecnicamente, se poi volete sapere, a recuperare ulteriori quote di patto, ma attraverso un lavoro che è un po' questo lavoro qui, che ci consente sostanzialmente di ampliare la forbice, fondi FAS, residui passivi e certificazioni credito, noi recuperiamo 45 milioni di euro e 30 milioni di euro per il trasporto pubblico. Paghiamo. Ciò significa che noi, e c'era una, conoscete bene che cosa stava accadendo anche sul fronte del rapporto con diciamo, i soggetti del trasporto pubblico locale, e noi riusciamo sostanzialmente a dare una risposta piuttosto significativa. Questa quota si somma ai 27 e riteniamo si possa sommare anche agli ulteriori 23. Queste risorse ci accompagnano da qui a fine anno e ridanno, diciamo così, tenuta, possibilità di tenere e ossigeno alle, diciamo, alla microeconomia della nostra regione. Altre domande? No, Presidente. Grazie di tutto.